La Serie A entra sempre di più nel vivo, con una lotta al vertice serratissima, scontri salvezza e mine vaganti a metà classifica. Proprio il Cottini, reduce da due importantissime vittorie consecutive, vuole mettere i bastoni fra le ruote alla terza della classe, la Godbet Calcio 8, che non deve perdere terreno dalle prime due in classifica. Buonasera amici di Fanner e benvenuti al Circolo Sportivo Atletico 2000. Sono Valentino Grassi e questa sera commenterò per voi la 18ª giornata della Serie A, Cottini Stebano Gomme contro Godbet Calcio 8. Ora verrà rispettato un minuto di silenzio per la tragedia di Matteo Balistrieri e si osserverà quindi un minuto di silenzio. Può iniziare ora il match fra Cottini Stebano Gomme e Godbet Calcio 8. Subito offensiva dei biancoverdi dalla sinistra. Buono il tiro, anche la parata di Opara, nominato giocatore del mese della Lega Calcio 8. Cross in mezzo del Cottini. Tentativo di conclusione da fuori. Altro tentativo è la difesa qui della Godbet, messa subito a durissima prova dagli avversari. Calcio d'angolo ancora a disposizione del Cottini, palla che poi arriva fino al fallo laterale. Ancora fase offensiva del Cottini. Siamo con il numero 17, conclusione da fuori. Grandissimo intervento di Opara. Calcio d'angolo a disposizione dei biancoverdi. Riesce finalmente a uscire la difesa della Godbet. Siamo in avanti con il tentativo di Monteforte, poi bloccato dall'avversario in maglia numero 15, Tajani. Occasione da calcio d'angolo per il Cottini, per il Godbet, scusa, per la Godbet calcio 8, scusate. Siamo sulla fascia destra, Godbet che prova a imbucare la difesa del Cottini con questo pallone, poi Opara senza alcun problema può servire il compagno in maglia numero 16. Golbet che cambia gioco, va sulla sinistra, verticalizzazione a cercare la punta in maglia numero 21. Siamo però di nuovo in difesa della Golbet. Sterbini sulla destra, palla al centro, Cottini che sta giocando veramente ad alti ritmi, anche perché il pressing è molto molto forte sugli avversari. C'è qui un facile controllo di Gaeta, che poi deve smistare la sfera, serie di dribbling e contrasti contro un avversario. Avanza Gaeta, tocca sulla destra, si torna poi indietro. Cambio di gioco per Tajani, verticalizza verso il compagno, buoni i tocchi tra compagni del Cottini, Stebano Gomme, che però poi spreca un po' questa occasione perché è costretto a tornare praticamente in difesa. Siamo però ora a centrocampo, altro cambio di gioco. Qui interviene benissimo il difensore Stufa. Però attenzione, veramente tantissima attenzione a questo Cottini Stebano Gomme, che ha iniziato il match nel migliore dei modi, sicuramente incutendo paura agli avversari. Qui Tajani non riesce a tenere in gioco il pallone, ripartirà da Opara. Sterbini verticalizza, prova a costruire per vie centrali la Godbet Calcio 8, serie di dribbling veramente molto belli, poi
Si prende anche il fallo. Non ci sta però Gaeta. Riteneva non falloso il suo contatto con l'avversario, battuta rapida della Golbet. Non va bene però secondo l'arbitro Tubani, battuto troppo presto. Potrebbero già scaldarsi fin da ora gli animi di questo match, comunque molto importante per le rispettive formazioni, il Cottini per non uscire totalmente dalla scena del campionato, trovandosi nella seconda metà della classifica, la Golbet ovviamente per rincorrere le prime due, Cotton e Pisana. Calcio di punizione battuto con il destro direttamente in porta, palla alta non di molto. Battuta a raso terra praticamente col sinistro. Riparte da dietro il Cottini con il suo portiere. Cerca di impostare la formazione del Cottini, perdendo però palla Tubani. Possesso di palla ancora della Golbet, sempre con Tubani a cercare di far male agli avversari. Qui conquista un fallo però la squadra della Golbet. Morezzi e Monteforte sulla palla, va Monteforte, sfera altissima, calcio di punizione completamente sbagliato, il numero 24 della Golbet. Siamo in difesa per il Cottini, adesso allarga tutto sulla sinistra da Gallaccio. Tocca il centro, si va da Tagliani sulla sinistra. Conclusione a giro di D'Ambrosio. Buona la traiettoria, sicuramente meno il dosaggio della potenza del pallone è finito poi troppo alto oltre la porta di Opara. A raddoppio qui su una terzina della Golbet che poi riesce a liberarsi. Morezzi con il destro. Interessante l'idea della diagonale direttamente in porta, poi non era assolutamente un cross per il talentuoso numero 20 della Golbet. Si riparte da Antonini, anzi no, palla in avanti a cercare l'attaccante del Cottini, maglia 17 Pascucci, e poi si prende anche il fallo. Serie di proteste però qui da parte della Golbet, a quanto pare una chiamata molto molto errata secondo appunto i giocatori della squadra terza in classifica al momento. Arbitro però ovviamente certo della sua decisione, sarà calcio di punizione da una posizione sicuramente interessante per il Cottini a far male probabilmente nell'area di rigore di Sterbini e compagni. Sono passati nel frattempo 9 minuti, entriamo scusate adesso nel nono minuto di gioco in questo primo tempo. Atletico 2000, 18esima giornata fra Cottini, Staibanogom e Golbet, calcio a 8. Qualche minuto già perso, punizione che viene avanzata non di poco.
C'è poi da ricordare che il campo dell'Atletico 2000 da poco rinnovato, il terreno di gioco, è però in condizioni non ottimali, semplicemente perché nella giornata di oggi su Roma si è abbattuto un bel diluvio, o quantomeno un diluvio nella notte e una bella pioggia durante tutto il giorno. Fortunatamente proprio a 5 minuti, 10 minuti dall'inizio del match è smesso di piovere, però oggettivamente il campo ancora abbastanza inzuppato potrebbe portare qualche difficoltà alle due formazioni. Soprattutto a una formazione molto rapida, molto tecnica come la Golbet, potrebbe trovare qualche difficoltà nel ripartire con velocità, nell'utilizzare contropiedi molto molto pericolosi. Intanto però le due formazioni continuano a perdere tempo sostanzialmente ancora sulla base di quel calcio di punizione, non si riesce a decidere la distanza, la posizione del pallone. Alla fine riusciamo dopo 10 minuti circa a vedere D'Ambrosio sul punto di battuta insieme a Antonini. Dovrebbe battersi in questo momento il calcio di punizione affidato alla Cottini Stebano Gomme. Intanto Opara deve giustamente poi posizionare la relativa barriera su questo calcio piazzato. Tanti tanti minuti persi. Abbiamo però due giocatori del Cottini sulla palla, di cui uno Antonini. Battuta diretta in porta, però barriera ben posizionata dall'estremo difensore della Golbet. Qui fallo subito da Morezzi. Golbet che batte ancora con qualche minuto di ritardo, stavolta per colpa del pallone disperso dall'altra parte della rete. Siamo però in attacco per il Cottini che, grazie alla pressione di D'Ambrosio, riesce a recuperare un pallone. Rimessa laterale non ci mette moltissimo, però Morezzi a rientrare in possesso della sfera, allargarla sulla sinistra per Tubani, ancora per Morezzi. Antonini interviene all'ultimo secondo a salvare i suoi. C'era appunto il numero 20 della Golbet, tutto solo davanti al portiere. D'Ambrosio, Antonini alza la parabola, palla che esce non di poco. Si alzano finalmente un po' i ritmi di questo match. 18ª giornata Serie A. Ora vediamo la Golbet e il Cottini accelerare entrambe, quando fino adesso forse erano stati biancoverdi a mantenere un ritmo più elevato rispetto a una Golbet un po' passiva. Ma solo nei primi 5 minuti effettivi di gioco, perché poi molti sono stati persi. Siamo sulla fascia destra. Il pallone è toccato per il numero 21. Poi attenzione, ripartenza di Gallaccio che va alla conclusione. Opara si distende, sfera pericolosa. Sterbini in posta per Tubani. Gli riserve di nuovo il pallone. Verticalizzazione a cercare in avanti la punta Princigalli senza successo. Ma scusa, non era Princigalli. Monteforte in attacco. Cottini un po' in difficoltà, soprattutto nell'impostare qui Gaeta praticamente. Tenta verticalizzazione, poi fermata dagli avversari. Può ripartire Princigalli con il sinistro all'alta, però. Deve ribattere adesso il portiere del Cottini con Gaeta in possesso di palla. Va in avanti a cercare il numero 17 Pascucci, che stavolta cercava un fallo. Non è stato fischiato dall'arbitro. Avanzata della Golbet. Tubani da fuori col sinistro, poi Antonini fa ripartire Gallaccio, ci pensa un po' su, allarga sulla sinistra per Tajani. Antonini guida un po' i suoi,
possibilità di bordata dall'esterno del numero 21 Calabresi, palla però molto fuori dallo specchio della porta. 14° minuto di gioco, Moretti. Tubani al centro del campo come sempre insieme al numero 20 a gestire il gioco della Golbet. Moretti, palla sulla sinistra. Monteforte con il sinistro trova una traiettoria imprendibile. Rasoterra che si insacca inesorabilmente nella porta del cottinista Ebano Gomme. 1-0 Golbet. Matteo Monteforte è andato a segno con un tiro addirittura inaspettato, perché ha stoppato palla, non ha dato l'impressione di tirare, poi è arrivata una conclusione pressoché precisissima e perfetta, non ha lasciato scampo all'estremo difensore del Cottini, che adesso con Gallaccio tenta a mettere in difficoltà gli avversari, senza successo però. È arrivato quindi il vantaggio della Golbet calcio 8, che poi ha sfruttato cinicamente questa occasione, perché come detto anche il Cottini sicuramente in attacco era stato piuttosto prolifico questi 10 minuti circa di gioco effettivo, al di là delle perdite di tempo. Tajani con la rimessa laterale per un compagno. Pascucci 7 per Gallaccio, ha la possibilità di andare in porta, serie di dribbling, tiro, para, salva tutto. Incredibile occasione per il Cottini, Stebano Gomme. Occasionissima fra i piedi di Gallaccio, che si è veramente girato molto bene all'interno dell'area di rigore della Golbet calcio a 8. Poi è arrivato davanti a Opara, che ha dimostrato di essere un portiere di altissimo livello. Grande salvataggio, poi Pascucci, diciamo, non è riuscito a inquadrare totalmente la porta. Tubani con la palla sulla tre quarti campo, allarga sulla destra per Monteforte, che tenta di scoccare ancora una volta il suo poderoso sinistro, che ha trafitto già una volta questa sera la porta degli avversari. Ancora Monteforte si incespica un po' in un dribbling esagerato sulla linea di fondo. Gaeta, Antonini. D'Ambrosio in avanti per Pascucci, che la controlla in questo momento. Prova il dribbling, deve arrivare D'Ambrosio con un bellissimo tacco a servire il compagno, poi l'intervento di Opara. Buono questo cross, non sfruttato appieno dal Cottini. Adesso D'Ambrosio sulla destra cerca un'opzione, Antonini. Buona la spazzata di testa. Calabresi, tocca per Antonini, alla fine si torna da Tajani in difesa. Antonini, cerchio di centrocampo per Pascucci sulla sinistra. Cambio di gioco ancora una volta all'indietro però per Calabresi, che in qualche modo deve liberarsi del pallone, lo fa molto male. Regala questa sfera a Moretti, che aspetta, imposta solo adesso. Palla per Tubani però totalmente sballata, occasione persa dalla Golbet. Tentativo di ripartenza del Cottini, sulla sinistra c'è Gallaccio, non viene servito da Pascucci, allora si va da Antonini. Pascucci riceve palla nuovamente in questo momento a cercare Gallaccio, che va a terra, non c'è però il fischio dell'arbitro, tutto regolare. Allora contropiede Golbet calcia 8, serie di dribbling, poi Tajani in chiusura e si salva il Cottini, che però reclama clamorosamente un rigore non fischiato dall'arbitro. Gallaccio però
non perdona e se non gli viene fischiato un rigore, a quanto detto, segna però la rete dell'1-1 per il Cottini Staibano Gomme. Come detto, c'era stata una chiamata da parte del numero 13 del Cottini che chiedeva un rigore, un calcio di rigore. Effettivamente un contatto molto probabilmente in area di rigore c'è stato, però non ha perdonato perché semplicemente alla terza occasione è scoccato un tiro bellissimo in diagonale da sinistra verso destra e 1-1 Cottini. Serbini, Morezzi e si torna all'indietro. Serbini, il capitano della Golbet, ad impostare, si spinge in avanti il numero 6, poi la tocca per Princi Galli che allarga molto bene sulla destra per Morezzi, bello lo stop. Aspetta un po'. Esce di fuori, alla fine Princi Galli in possesso di palla. Bello il controllo di Tubani, anche la serie di dribbling. Eurogol di Tubani. Li smarca tutti con un bellissimo dribbling e poi va anche in rete 2-1 Golbet. Che giocata di Tubani. Bello il primo stop sombrero, poi anche il secondo dribbling sulla sinistra. Poi alla fine la rete, complice anche un intervento del portiere del Cottini non eccelso, però arriva anche la rete del nuovo vantaggio Golbet con la rete fantastica di Tubani. Qui bella l'idea di Gallaccio con il tacco a cercare in controtempo il compagno che però non riesce a capire il movimento. Anche qui Monteforte non riesce a comprendere le intenzioni dei compagni, però della Golbet. Allora Calabresi può scodellare in avanti una palla stufa, la stoppa e torna da Morezzi. Avanza, si allargano le due formazioni. Addirittura arriva qui un gol di petto di Monteforte che beffa gli avversari 3-1 Golbet. Dopo il gran gol di Tubani arriva il doppio vantaggio Golbet con questa girata di petto, oserei dire, di Monteforte che ci fa scoprire un nuovo modo di segnare nel calcio a 8. Palla, come detto, le squadre si erano allargate non poco, quindi ha avuto la possibilità la Golbet di scodellare un bel pallone in avanti, ma che coordinazione Monteforte. Possiamo dire pallonetto al portiere di petto. Grazie.
l'arbitro con il suo colore di camera? Monteforte servita adesso sulla sinistra, buona però la chiusura di Gaeta, poi Antonini costretto a tornare da Calabresi, spazzata senza tanti scrupoli del numero 21, poi Sterlini qui, tocco pericoloso, infatti Pascucci, anzi D'Ambrosio scusate, può servire Pascucci, combinazione che però non si completa. Monteforte. Morezzi cerca di mettere ordine fra i suoi, piazzati un attimino male Sterbini, con calma qui, buono il tocco per Princigalli che però tenta il tacco, era anche buona l'idea, Gallaccio da fuori con il destro a impensierire Opara, grande conclusione del numero 13 del Cottini. Calabresi, palla per Antonini che di prima trova Pascucci, serie di bei passaggi fino ad arrivare a D'Ambrosio per il Cottini. D'Ambrosio decide di toccare per Antonini. Calabresi sulla sinistra, Tagliana, Calabresi alza la sfera a cercare Gallaccio in avanti, passaggio però che il numero 13 chiedeva un po' più sui piedi, quindi più semplice da controllare. Riparte la Golbet, cerca di farlo molto velocemente, sgaloppata sulla sinistra del numero 19 Carboni, fermato dopo solo qualche metro. Morezzi addirittura in sombrero a servire Princigalli, non ci riesce, quindi c'è possibilità di contropiede per D'Ambrosio. Subito si risistema la difesa del Golbet, stoppando di fatto la ripartenza e concedendo solo un'azione offensiva che poi viene smorzata in rimessa laterale. Bravo però il Cottini a stare sempre lì in avanti, a pungere nonostante il 3-1 degli avversari. Calabresi fa tanto possesso palla il Cottini, questa è sicuramente una cosa, una nota positiva della giornata di oggi. Gaeta sulla destra riesce alla fine a crossare per Pascucci che manca la palla non di poco. Stufa con le mani per Princigalli contro Antonini, alla fine la meglio il numero 21 della Golbet, ritorna da Carboni sulla fascia sinistra, c'è Morezzi al centro del campo, servito in questo momento, vediamo clamorosamente sbagliare un passaggio così semplice al numero 20 della Golbet, capita a tutti però, possibilità quindi per il Cottini di non mollare mai questo primo tempo. Calabresi sulla sinistra, bella palla per Tagliani che può rimetterla in mezzo, ci pensa un po', aspetta, costretta a tornare su D'Ambrosio e con il destro alza la sfera, buona idea, sfera per Gaeta, siamo però ormai agli sgoccioli del primo tempo, 27esimo minuto iniziato in questo momento. Gallaccio, ultima occasione per il Cottini in questo primo tempo, allarga sulla sinistra per D'Ambrosio, uno contro uno con Stufa, D'Ambrosio vuole accentrarsi, Antonini spazza la sfera. Stufa. Princigalli. Gallaccio. Fa un ottimo movimento senza palla. La controlla, poi riesce a servire Gaeta che con il sinistro scaraventa su un difensore della Golbet. Buona palla per D'Ambrosio. Intervento mancato dal Golbet e salvataggio di Opara, importantissimo. Possibilità di contropiede per la Golbet con Tubani. Ancora una volta cerca un super dribbling. Stavolta assist per il tiro di un compagno. Molto pericoloso lo salvataggio sulla linea. Ancora Tubani, addirittura alza la sfera, riesce a superare un avversario, a prendersi un calcio di punizione al limite dell'area.
calcio di punizione affidato a Monteforte, bello l'intervento del portiere del Cottini che evita questo gol e si va al primo tempo sul risultato di 3-1 per la Goldbet Calcio 8. Comincia in questo istante il secondo tempo del match fra Cottini, Stebano Gomme e Goldbet Calcio 8. Bianco-blu per ora in vantaggio di 3 reti a 1. Grande prestazione fin qui di Tubani e Monteforte. Per il Cottini invece abbiamo un gallaccio su di Giri, che però non è bastato finora a tenere a galla i suoi. Ancora 3-1, però sicuramente il 13 del Cottini e il resto della sua squadra ha dimostrato di essere assolutamente in partita. Forse c'era anche un calcio dagli 11 metri da concedere al Cottini. Serie di dribbling di Tubani, il funambolo, poi tira al volo dalla destra della Golbet, buona la risposta dell'estremo difensore del Cottini. Palla per Morezzi. Con il sinistro riesce a servire Princi Galli da fuori Monteforte. Stufa. Per Morezzi. Deve tornare indietro dopo il pressing di Gallaccio. Carboni cercare Monteforte che in qualche modo cerca di conquistare posizione. Alla fine riesce a controllare anche la sfera. Monteforte tocca all'indietro per Morezzi. Pallone non facile da controllare. Ancora possibilità per Monteforte che va giù. Non è fallo. Tagliani ha la possibilità di giostrarla per i suoi. Va da Gallaccio sulla sinistra. Bello il dribbling anche su Stufa. Gli riesce in qualche modo. Poi fallo fischiato dall'arbitro a favore del Cottini. Gallaccio se n'era andato molto bene. Ripartono un po' le proteste delle due formazioni che nel primo tempo, diciamo, non hanno giocato effettivamente 25 minuti, ma qualche cosa in meno. Seguito di molte discussioni per un calcio di punizione. In questo caso Gallaccio ha superato un paio di avversari. Qui ha la possibilità di far male ad Opara. Primo tempo per l'estremo difensore della Golbet. Molto molto positivo come da standard ormai. Vista anche la sua elezione di miglior giocatore del mese. Opara ha sicuramente tutte le intenzioni per continuare a far bene. Gallaccio con il destro rasoterra ribattuto dalla barriera, occasione per il Cottini, palla che però sfila tutta l'area di rigore e non fa male alla Golbet. Sterbini sul sinistro, costretto a spazzare poi Morezzi, riesce a servire Monteforte che lotta contro Tagliani. Morezzi interviene, conquista la sfera, prova ad andare al cross, alla fine si perde sulla linea di fondo ed è palla per il Cottini. Gepi. Calabresi. Fallo per il Cottini. Calabresi. Avanza al centro del campo, siamo sulla destra da Gaeta che prova la conclusione da fuori. Una difesa per il Cottini che cerca di impostare con croce. Da fuori Gallaccio può far male ad Opara, alla fine serve Pascucci al centro dell'area. Tagliani da fuori, la tocca Pascucci. È però calcio d'angolo, anzi scusate, non c'è nessun tocco di Pascucci, quindi calcio d'angolo per il Cottini. Palla alta a cercare le lunghe leve di Calabresi, sfera al centro dell'area, poi fallo subito da Sterbini. Opara potrà far respirare i suoi. Infatti aspetta qualche secondo per la battuta del calcio piazzato con i piedi. Rinvio lungo a cercare Monteforte, bello lo stop di petto e di testa. Difende la sfera fino a che non arriva Gallaccio, costretto al dribbling su Gallaccio. Tubani in possesso di palla, buona la sterzata, ne tenta un'altra, qui recupera il pallone da terra e poi viene fermato da Tagliani.
Croce può impostare un giocatore molto dotato tecnicamente, sicuramente un ingresso importante per il Cottini che se l'è riservato fino al secondo tempo. D'Ambrosio, gallaccio da fuori, bellissimo intervento di Opara a salvare il 3-1. Siamo sul calcio d'angolo, Croce con il destro, palla molto alta, serie di contrasti in area, fallo a favore di Stufa e quindi a favore della Colbet calcio 8. Poteva sembrare anche un fischio di un calcio di rigore, ma l'arbitro ovviamente aveva indicato con la sua sinistra e non verso il cerchio da rigore. Sterbini a battere il calcio di punizione corto verso Stufa. Sesto minuto di gioco. Quasi concluso, pressing alto del Cottini che però non va fino in fondo, allora si va da Monteforte, bella la palla per Morezzi, che poi alla fine va in linea di fondo, c'è però rinvio per Gepi. Croce si gira molto bene, va da D'Ambrosio. Croce aspetta e serve il compagno in maglia numero 7 che alza la sfera in Monteforte. Senza alcun problema, una scaramenta tra le mani di Gepi, facendo risistemare un attimo i suoi che anche in questo secondo tempo comunque subiscono molto possesso palla del Cottini che poi si è fatto anche molto avanti. Quindi diciamo copione del primo tempo che si ripete. Ancora un buon Cottini però che deve migliorare in fase di realizzazione. Qui Gallaccio la stoppa. Molto bene, riferimento ultimo offensivo del Cottini, però forse lasciato ogni tanto troppo a se stesso Gaeta. Chiusura di Tubani. Siamo sulla sinistra da Pascucci. Tentativo di dribbling su Stufa che difende piuttosto bene in questa situazione. Costringe Pascucci a tornare indietro da Calabresi, che ha la possibilità di avanzare e verticalizzare con il destro su Gallaccio, che praticamente è imprendibile. È ovunque D'Ambrosio fermato da un contrasto, quando però ormai la palla non era più in suo possesso. Contropiede Golbet e poi arriva il fischio dell'arbitro. Opara, bel gesto da parte di Gaeta e del Cottini nel restituire palla agli avversari che erano andati tra l'altro in contropiede. Ora Monteforte atterrato in questo momento subisce fallo. Era stato Valeriani appena entrato appunto a commettere fallo sul numero 24 della Golbet. Calcio 8 ancora in vantaggio per 3-1, nono minuto di gioco, ancora tantissimo il tempo per il Cottini di recuperare e per la Golbet di allungare la loro striscia di reti in questa serata. Sul pallone ci sono Tubani, Morezzi e Monteforte, sicuramente un trio molto tecnico, si defila Morezzi. Tubani con il destro va direttamente a rete, palla che esce di poco. Calabresi per Tajani. Croce, buona la verticalizzazione per Gallaccio che stoppa e controlla col tacco, forse non voluto, poi perde palla e commette fallo su Monteforte. Secondo tempo, così come il primo, intervallato da molti piccoli falli che forse spezzano un po' il ritmo di una gara che stenta a decollare in quanto a emozioni, però nel primo tempo c'è stato un buon 10 minuti di partita molto emozionante, chissà se si ripeteranno in questa seconda frazione di gioco. Per ora diciamo c'è un botta e risposta piuttosto blando da parte delle due formazioni, ovviamente con la Golbet che non sente il forte desiderio di controllare tantissimo la sfera e lascia molto possesso palla agli avversari. Qui occasione da fuori per la Golbet, palla molto alta però. Tajani, Calabresi. Avanza e con il destro va da Tajani. Croce
Cross al centro, para, costretto a questo intervento. Possibilità di contropiede stoppata molto bene da Valeriani su Monteforte. Iniziato questo duello fra i due. Per ora la meglio il numero 8 del Cottini, che interrompe questa possibile pericolosa azione. Tubani, bello il dribbling. Monteforte da fuori con il sinistro, palla che esce poco a distante dalle braccia di Gepi. Calabresi, anche lui spesso imposta azioni offensive del Cottini, stavolta si spinge molto in avanti, serve molto bene Gallaccio che poi non riesce a restituire il favore al compagno. Valeriani, brutta questa sfera calciata orizzontalmente. Opara non ci pensa due volte ad andare da Monteforte, che la controlla e va anche al tiro. Che coordinazione del numero 24 della Golbet. Tagliani si porta in avanti con il destro direttamente in porta da Opara, che ringrazia e fa a ripartire Tubani al centro del campo. 3 contro 3, palla fin fine, ma molto bravo Croce anche a prendersi questo fallo e a interrompere l'azione avversaria. Croce sul calcio piazzato con il destro, raso terra in porta, molto pericoloso, fa tremare la porta di Opara. Di Lillo con il destro, anche lui va direttamente in porta con questo raso terra, vuole sfruttare il suo potente destro. Costretto però a ribattere, un altro calcio d'angolo corto su Croce. Bello il cross a cercare Calabresi, che di testa, addirittura assist per Gallaccio, bellissima azione del Cottini, meno la realizzazione. Da quando è entrato Croce però si nota il cambiamento tattico che è avvenuto nel Cottini. Staibano Gomme, che sicuramente aumenta la qualità del proprio gioco. Basti vedere questa soluzione dove Croce ha ispirato il colpo di testa di Calabresi e poi l'altrettanto bella conclusione di Gallaccio, sicuramente più in forma dei suoi. Time out, chiamata da una delle due formazioni. Quattordicesimo minuto, può ricominciare il secondo tempo. Siamo quindi a metà della seconda frazione di gioco. Monteforte scivola, perde il pallone regalandolo a Gallaccio, che però conquista anche questo calcio piazzato, poi sprecato praticamente, perché può ripartire la Golbet. Monteforte Morezzi cerca
qualcuno sulla destra, non c'è nessuno, spera che si perda appunto il fallo laterale calabresi per Croce. Deve inventarsi qualcosa, ma sulla sinistra per Valeriani che però sbaglia l'appoggio, recupera il suo errore. Morezzi di prima per Monteforte è una soluzione cercatissima dalla Colbert, che praticamente qualsiasi contropiede lo sta strutturando su queste palle di prima o comunque alzate verso Monteforte, che deve però fare dal canto suo. Molto lavoro fisico per scardinare la difesa avversaria. Buona la palla per Gallaccio, interrotta però da una buona chiusura di Stufa, sicuramente in forma. Cambio di gioco. Marauder tenta il dribbling su Gaeta, comunque riesce ad andarsene. Poi chiusura di Calabresi molto importante. Gaeta torna da Gepi con il destro a servire Valeriani e poi Croce. C'è Gaeta, ci ripensa però. Avanza, verticalizza a cercare di Lillo, che però commette fallo in attacco. Galassi, Stufa, Galassi sulla sinistra per Marauder, in controllo di palla in questo momento. Galassi di prima per Tubani, che stranamente sbaglia questo stop. Croce cerca di ripartire, Galassi lo stoppa. Sicuramente molto interessante questo ingresso di Galassi a soli 15 minuti, a soli 10 minuti dalla fine. Sicuramente tanta tecnica e tanta qualità, con anche tanto fiato a disposizione. Gallaccio qui sbaglia lo stop, forse la stessa decisione presa dal Cottini nel far entrare Croce nella seconda metà di gioco di Lillo. Qui occasione per il numero 25, deviazione che però riesce comunque a far arrivare la palla a Opara. Stufa, sgaloppata sulla destra, tentativo anche di dribbling, serie di dribbling riuscita a Stufa, che poi va in avanti. Serve Marauder che con il destro però calcia troppo alto. Bella azione della Colbert, anzi più nello specifico bella azione di Stufa, che praticamente fa tutto il lavoro. Croce fermato da Galassi, che come detto ha molta energia per ripartire in contropiede. Sfida il numero 5, poi si accentra, bello il tocco per Monteforte. Con il sinistro va in porta e Gepi si oppone molto molto bene. Tajani, Calabresi, avanza, palla a cercare Gallaccio, con il sinistro va in porta, molto alta però. Gallaccio che non riesce ad avvicinarsi tantissimo alla porta difesa da Opara. Forse la Colbert ha attuato le giuste contromisure nei confronti del numero 13, migliore in campo per il Cottini nel primo tempo di Lillo. Attenzione, può servire il numero 95 che va in porta. Opara risponde molto bene. Ancora un tiro e azione pericolosa che poi però sfuma. C'era stato il tiro di Di Vittorio. Marauder. Sterbini, buona palla per Stufa, che ha preso anche tanta tanta sicurezza in questo secondo tempo. Galassi a gestire i suoi, può anche pensarci su, alla fine va da Monteforte. Galassi costretto a girarsi, poi buona l'imbucata per Tubani, che però sbaglia il secondo stop consecutivo, regalando sfera a Croce che può far ripartire il Cottini. E sfera che poteva addirittura arrivare in possesso di Vittorio, tutto solo davanti, molto molto pericoloso il numero 95 del Cottini, anche lui praticamente all'esordio serale, nel senso che è stato schierato in campo soltanto a 10 minuti dalla fine, un po' un asso nella manica del Cottini. Qui tiro di Croce che viene ribattuto, si va da Monteforte tutto solo davanti al portiere, non può sbagliare. E allora il numero 24 porta sul 4-1 la Colbert, calcia 8, doppietta per lui.
Battuta pericolosa per Gallaccio, che poi va tutto solo contro l'intera difesa schierata della Colbert. Viene fermato da Stufa, ma ha preso un attimo in contropiede gli avversari. 4-1, quindi segnato da Monteforte. Ha fatto un grandissimo lavoro e alla fine, diciamo, ne ha colto i frutti anche grazie a un po' di fortuna con la palla ribattuta su croce. Un po' spericolato nello spingersi davanti senza alcun difensore alle sue spalle. Tajani da fuori, bella la verticalizzazione, arriva un tiro bellissimo di Gallaccio, di tacco ha sfiorato l'Eurogol. Monteforte, stop bellissimo, meno poi la decisione di andare all'indietro a cercare qualche compagno, però stiamo vedendo dei bei reparti offensivi. Sicuramente Monteforte e Gallaccio sono dati una bella sfida. Alla fine Tajani va con questo diagonale che supera tutta l'area. Morezzi. Palla per Galassi, molto buona, che di tacco cerca di servire nuovamente Marodero o qualcun altro di Lillo dalla tre quarti campo, va direttamente in porta, fuori però. Calcio di punizione di Vittorio con il sinistro, l'alza non di poco per Calabresi, che di testa abbastanza pericoloso, ma non abbastanza da segnare la rete del 4-2. Opara con le mani su Stufa, siamo al 21esimo minuto, ne mancano solo 4 alla fine del match. Teoricamente ci potrebbe essere un po' di recupero, ma sicuramente 3 reti da recuperare per il Cottini non sono poche. Croce con il destro, sempre a cercare qualcuno in avanti, palla che non viene controllata né da Gallaccio né da Di Lillo. E alla fine possibilità per la Colbert di impostare, comunque con molto pressing da parte del Cottini che non molla neanche in questi ultimi minuti. Galassi però si libera veramente molto bene degli avversari, dalla distanza si accentra, tiro che però non impensierisce Gepi. Calabresi, Stufa, può lanciare Monteforte, Monteforte in contropiede, se ne va contro Galassi con il destro e arriva la tripletta per il numero 24 della Colbert, 5-1. Ventitresimo minuto, mancano 2 minuti come sottolineato anche dall'arbitro alla fine del match. De Marco ha impostato, poi si va da Monteforte, questa tripletta ha veramente chiuso il match. Ormai Colbert che appunto sta gestendo ora il risultato nonostante abbia comunque ben 4 uomini in avanti, questi 5. Sterbini, il capitano, ad impostare senza fretta. Sbaglia però un po' il passaggio per Monteforte che va fino al centrocampo a cercare la sfera. Stufa. Galassi. Gaeta. Smista per Croce che poi va da Valeriani. Pallone intercettato Croce, Calabresi. Sulla destra per Tajani.
La fermo, costretto a tornare indietro da Calabresi. Croce sulla sinistra per Valeriani. Gallaccio. Buono il tocco per il compagno in avanti che Gaeta. Poi fisicamente difende molto bene la palla Di Vittorio con il sinistro. La controlla, si libera di due avversari. Può andare al tiro Murato. Triplice fischio dell'arbitro che sancisce la fine di questo match fra Cottini, Stabano, Gomme e Golbet Calcio 8. Vince la Golbet 5-1 in questa 18ª giornata della Serie A.